Gianmarco Saurino, allora ci eravamo lasciati a Venezia parlando della tua vocazione infantile di diventare prete, certo. E ci ritroviamo qui a parlare di Per Elisa. Sì. Allora, Per Elisa, tu sei il protagonista, al di là del film corale. Sì, diciamo, tu sei il protagonista perché sei Gildo Claps, il fratello di Elisa, che per 17 anni faticosamente, ma senza mai perdere la speranza, lotta per la verità. Quindi, innanzitutto, come ti sei calato in un personaggio del genere e qual è la forza che hai riscontrato in lui? Ma io ci tengo a dire che noi ovviamente facciamo per doveri filmici, è stato scelto di raccontare questa storia attraverso gli occhi di Gildo Claps, anche giustamente, diciamo, è uno dei personaggi più esposti rispetto alla storia, è stata una sua scelta esporsi mediaticamente, ma questo è un romanzo familiare, è la storia di una famiglia intera che ha lottato e lotta ancora da 30 anni per cercare tutta la verità. Per quanto riguarda me, interpretare questo ruolo è stata sicuramente forse la cosa più difficile che io abbia mai fatto, perché trovare quella rabbia e quel desiderio di verità è complesso, no? È un dolore inimmaginabile, quindi riuscire a fare questo lavoro di empatia e di calarsi in questa parte per me è stato complesso, ma sentire il senso di responsabilità non mi ha appesantito, mi ha anche caricato, e quindi questa carica mi ha dato la rabbia necessaria per andare fino in fondo. Hai ovviamente conosciuto Gildo, sì. E che idea ti sei fatto di lui? Ma di un uomo veramente ostinato, secondo me, no? Beh, lo è. Il dolore causa ostinazione, almeno in lui, poi ci sono mille modi di vivere il dolore, lui ha scelto questa via. Non ce la fa a reggerlo. Io trovo estremamente commovente il racconto di papà Antonio, per me è la cosa che mi spacca il cuore tutte le volte che la vedo, e credo che Vincenzo Ferrera abbia fatto un lavoro gigantesco per raccontare un personaggio che parla poco e soffre tanto. Che cosa hai scoperto? Quindi parlando di conoscendo Gildo, insomma. Diciamo che io ho sempre cercato di. Nella nostra conoscenza, nella nostra amicizia che è nata, ho sempre cercato di evitare che lui pensasse che io lo stavo studiando in qualche modo. Questa non è un'imitazione di Gildo Claps, questa è la mia personalissima interpretazione, forse ne avevamo già parlato. Credo che sia molto più interessante vedere un attore che racconta una storia, per quanto vera, piuttosto che vederne un'imitazione sfocata. E quindi ci vedrete, insomma, la ricerca di questa rabbia dal mio punto di vista. Ah sì, perché poi c'è sempre questo problema, quando si interpreta un personaggio realmente esistito c'è sempre questo dubbio, ma certo. È meglio farlo uguale o meglio, ci sono degli attori che addirittura neanche scelgono di non conoscere poi, certo, il personaggio vero, proprio certo. Per... Io ho cercato di evitare che lui pensasse che lo stavo studiando perché stavo carpendo delle cose da lui, ma in realtà conoscerlo al di fuori della storia mi ha aiutato a capire quante scelte avevo già fatto che in realtà poi erano estremamente similari alle cose che lui aveva fatto. E mi commuove pensare che lui abbia visto delle scene o sua moglie e abbia detto: cazzo, è uguale, nel modo in cui muove le mani, nel modo in cui accenta le parole, è uguale. E questa cosa mi fa felicissimo, però insomma alla fine deve arrivare il racconto della storia, non deve arrivare solo il racconto di un personaggio. Ecco, e a proposito della storia invece, tu conoscevi, immagino ovviamente, come tutti, il caso, magari non così nei dettagli, ma soprattutto che idea ti sei fatto di un caso del genere, di tutti i depistaggi e dell'assurdità di una storia come questa? Io credo che ci si possa fare solo un'idea di questo caso. Ed è l'idea che arriva immediatamente guardando il progetto, cioè rabbia, incredulità, è un caso che si poteva risolvere in 48 ore e la mamma di due figli in Inghilterra forse sarebbe ancora viva. Racconta di mafia, racconta di omertà, racconta di inadempienze, di incapacità, racconta tante cose sintomatiche di questo paese, racconta della provincia italiana, perché non si può prescindere dal fatto che questa storia sia successa a Potenza, non sia successa a Torino o Milano, avrebbe avuto diverse sfaccettature. E quindi questo, insomma, secondo me, dopo la visione, il primo impatto è rabbia, no? È rabbia, ed è quella che hanno provato tutti i nostri personaggi, quella che noi mettiamo in scena. Però il lavoro che è stato fatto invece nella serie non è di mera cronaca, ma è stato raccontato certo, ben altro anche. Ma perché è ovvio che noi non possiamo fare un'analisi giornalistica, è anche meno interessante, secondo me, il lavoro che Marco voleva fare, Pontecorvo, il regista, era far entrare all'interno della storia e calarsi all'interno di una casa. Di questa storia si è sempre parlato in maniera giornalistica. Quello che porta una serie del genere è l'empatia, no? E cercare di farci vestire i panni di questi personaggi e sentire il dolore da dentro. È
Ed è questa la cosa interessante. Speriamo di averla fatta bene, insomma. Ma sicuramente, sicuramente. Senti, e per chiudere, vabbè, noi sappiamo, ci hai già raccontato l'altra volta tutto, insomma, il teatro. Ci vediamo troppo spesso, quindi insomma. Insomma, tutto è in arrivo, è tutto in arrivo. Però dammi l'appuntamento invece per Elisa, agli spettatori. Per Elisa, il caso Claps, con tutta questa gente qui, degli attori stratosferici, dal 24 ottobre su Rai 1. Guardatela, perché il nome di Elisa continui, insomma, ad echeggiare nella memoria di tutti. Perché poi al di là di tutto è comunque anche un crime, quindi c'è anche una suspense. Quindi c'è tutto anche un'atmosfera. È una serie che tiene attaccati. Perfetto, allora, grazie e complimenti mille. Sempre.